Well, well, how's it going, everybody? Hope you're all doing great today. In today's video, we're going to be going through an Italian text together. The topic is proficiency exams. So, if you've heard of things like the CEFR, or you've heard someone mention before they have a level B1 or B2 in English, well, if you don't know what that means, today you will. So, this is a fairly uh, advanced uh, piece. I would say it's like level B2, upper intermediate. So, it's full of some really good and useful vocab. I'm going to be reading this text twice the first time pretty slowly, the second time more at my normal pace. And I'm also going to try to include some of my personality in it. That way, it kind of sounds like how I would say this conversationally to one of my friends. The speed is not going to change all that much, it might just a little bit. And uh, yeah, so that's pretty much it. I'm going to share my screen with you guys now. And what I will also do is include in the description bar and also in the comment section down below, I'll pin a comment. That way, I'm sure you guys can see it. Uh, Timestamps for the different sections of this video. That way, when you're referring to this video again in the future, you can just skip around to the part that's most relevant for you. All right, so without further ado, let's go through this text the first time through, speaking nice and slowly. Che cosa è un esame di competenze linguistiche? Spesso gli studenti di lingue sono curiosi di sapere quale sia il loro livello nelle lingue che stanno apprendendo. Per definire il livello esistono termini come principiante, intermedio, avanzato, fluente, eccetera. Ma che cosa significano esattamente? Il loro significato può cambiare da persona a persona. Quindi, com'è possibile giudicare il proprio livello linguistico? Uno dei tanti modi, e forse quello più diffuso, è di sostenere un esame di competenze linguistiche. Per la lingua italiana ne vengono offerti diversi. Per citarne due ben conosciuti ci sono il certificato di conoscenza della lingua italiana, offerto dall'Università per stranieri di Perugia, e la certificazione d'italiano come lingua straniera, offerto dall'Università per stranieri di Siena. Questi esami si basano sul sistema di valutazione diviso in sei livelli di competenze linguistiche, proposto dal quadro comune europeo di riferimento delle lingue A1 e A2 per i principianti, B1 e B2 per gli intermedi e C1 e C2 per gli avanzati. In generale però, è davvero necessario sostenere uno di questi esami? È proprio necessario passare delle ore a studiare per poi sostenere un esame solo per sapere quale livello si ha? Dipende dalla propria situazione. Ad esempio, per accedere ai corsi di laurea tenuti in Italia, cioè per entrare in università in Italia e seguire i corsi interamente in italiano. Di solito è richiesto avere almeno il livello B2, quindi in questo caso è necessario sostenere un esame di competenze linguistiche. Ma se uno studente volesse semplicemente sapere quale livello ha per il puro piacere di saperlo, Forse in questo caso non sarebbe necessario. Però, come sempre, dipende dalla persona. Può essere molto divertente e stimolante seguire un corso, incontrare altri studenti d'italiano, prepararsi per l'esame, sostenerlo e vedere il risultato. Spero almeno che dopo questo testo sugli esami di competenze linguistiche saprai cosa voglia dire quando uno ti dice che ha un livello B2 in inglese o qualche altra lingua. Chissà se adesso anche tu non possa dire una cosa simile del tuo livello di italiano. so i will go over that little informazioni supplementari afterwards but that was our nice slow read i hope that was slow enough for you guys there is the ability to adjust the speed of any video here on youtube if you just click the little gear icon below and you should be able to uh, make the video go slower or make it go faster but now we're going to say this very same text again but with perhaps a little bit more emotion a little bit more personality and i'll be pretty much just reading it at my normal pace, which, like I said before, I'm pretty sure it's gonna be pretty similar to what we just saw now, maybe just not without so many pauses, let's say. Che cosa è un esame di competenze linguistiche? Spesso gli studenti di lingue sono curiosi di sapere quale sia il loro livello nelle lingue che stanno apprendendo. Per definire il livello esistono termini come principiante, intermedio, avanzato, fluente, eccetera. Ma che cosa significano esattamente? Il loro significato può cambiare da persona a persona, quindi com'è possibile giudicare il proprio livello linguistico? Uno dei tanti modi, e forse quello più diffuso, è di sostenere un esame di competenze linguistiche. Per la lingua italiana ne vengono offerti diversi, per citarne due ben conosciuti. Ci sono il certificato di conoscenza della lingua italiana, offerto dall'Università per Stranieri di Perugia, e la, certi e la certificazione di italiano come lingua straniera, offerto dall'Università per Stranieri di Siena. Questi esami si basano sul sistema di valutazioni diviso in sei livelli di competenze linguistiche, proposto dal Quadro Comune Europeo di riferimento delle lingue. A1 e A2 per i principianti, B1 e B2 per gli intermedi, e C1 e C2 per gli avanzati. In generale, però, è davvero necessario sostenere uno di questi esami? È proprio necessario passare delle ore a studiare per poi sostenere un esame? Solo per sapere quale livello si ha, dipende dalla propria situazione. Ad esempio, per accedere ai corsi di laurea tenuti in italiano cioè per entrare in università, in Italia e seguire i corsi interamente in italiano, di solito è richiesto avere almeno il livello B2. Quindi in questo caso è necessario sostenere un esame di competenze linguistiche. Ma se uno studente volesse semplicemente sapere quale livello ha, per il puro piacere di saperlo, forse in questo caso non sarebbe necessario. Però, come sempre, dipende dalla persona. Può essere molto divertente e stimolante seguire un corso, incontrare altri studenti d'italiano, prepararsi per fare l'esame, sostenerlo e vedere il risultato. Spero almeno che dopo questo testo sugli esami di competenze linguistiche saprai cosa voglia dire quando uno ti dice che ha un livello B2 in inglese o qualche altra lingua. Chissà. Se adesso anche tu non possa dire una cosa di simile. Ah, una cosa simile del tuo livello d'italiano. Sorry about that. Hope you don't mind the little mess ups, but I'm going to leave that in. I'm not going to retake this because that shows how people naturally speak. Sometimes they make a mistake, right? Sometimes they say una cosa di simile instead of una cosa simile. So I'm actually going to leave that in. I may regret that later, but I'm going to leave it in. So I hope you don't mind what i'll do for you though is i will reread that last sentence just to make it nice and perfect for you chissà se adesso anche tu non possa dire una cosa simile del tuo livello di italiano there we go all right so just to tell you what this informazioni supplementari is it means bonus info uh, in English, il QCER, which is just the uh, acronym for Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue, very long, we just call that the Common European Framework of Reference for Languages, otherwise known as the CEFR. So if you ever were curious to know what someone means when they say they've got a level B2 in English or some other language, now you can say you know what it means, and perhaps even say what your level is. So that is going to be everything for today's video, guys. I may just do another video where I read the English translation of this, but for the purposes of this video, I wanted to keep everything in Italian. I like to change things up every so often. My natural instinct would be to give you guys the translation, but I was like, you know what? Let's just go purely with Italian and see how that goes, you know? So if you guys are watching this video long after that it's been uploaded to YouTube, there very well may just be an English language version of this video which you guys will be able to check out by clicking in the link in the description. But until that time, guys, thank you very much for tuning in and checking out this video. I hope that you liked it and learned a lot, and I hope you guys find this to be a useful resource for your Italian language studies. Always remember to spread the love, guys, and I'll catch you all in the next video. Ciao, ciao!